Con l'approssimarsi dell'inizio della stagione sportiva, gli operai comunali sono messi al lavoro per rendere agibile e fruibile la struttura del campo sportivo Stefano Lamotta. Già all'inizio del mese di agosto erano iniziati i lavori di consolidamento del muro alle spalle della palestra. I lavori si sono resi necessari per evitare che le piogge e gli smottamenti possano riversare terra e piante sul terreno dell'impianto. Il muro, che presentava delle crepe, necessitava di questa manutenzione già da diverso tempo. Da qualche settimana invece è iniziata la pulizia del terreno di gioco, ridotto in questi mesi in condizioni pietose. Erbacce e piante crescevano non solo ai lati del campo, ma ormai avevano raggiunto parte della superficie di gioco, rendendola impraticabile. Anche in questo caso si è operato verso una pulizia non del tutto completa, in quanto ancora sono presenti erbacce in alcuni punti, ma il grosso è stato estirpato. Le spese vive dell'impianto, luce, acqua e gas, si aggirano intorno ai 9.000 euro l'anno. L'attività sportiva svolta è solamente dilettantistica o amatoriale e grava principalmente sulle società che usufruiscono dell'impianto. Ad oggi non è stato ancora pubblicato il bando di gara per l'assegnazione della gestione. L'impianto dello Stefano Lamotta viene utilizzato da diverse società sportive. Quest'anno, venendo meno l'attività sportiva dell'USD Nicosia, ad usufruirne principalmente saranno le scuole di calcio della Vigneta e la scuola calcio del Tallinn Club, e durante la settimana anche le scuole medie con lezioni di educazione fisica. La tensostruttura, che presenta anch'essa delle carenze, viene utilizzata quest'anno dalla locale scuola di pallavolo maschile, che disputerà il campionato di Serie C.